Buonasera a tutti e tutte, grazie di essere qui stasera. Questo è il secondo appuntamento del quinto ciclo, anzi del ciclo quinto dei Libri della Ragione. Questa sera presentiamo il libro di Paolo Nencini, Storia culturale degli stupefacenti, con l'autore, che ringraziamo di essere venuto a Ferrara. Questa sera ci sono Francesca Battista, che è della segreteria provinciale della CGIL, della Camera del Lavoro di Ferrara, e Denisa Merini, che è responsabile welfare e dipendenze della CGIL nazionale. Io non aggiungo altro se non ringraziare Manni e tutta Libraccio di Ferrara per ospitarci anche quest'oggi, ma anche per ringraziare il sindacato, perché al di là di aver pubblicato questo volume, perché Futura è l'editrice della CGIL, si è anche resa disponibile a entrare in un discorso che non è naturale all'interno dei movimenti sindacali, o quantomeno non lo è stato in passato. E approcciarlo a partire da un approccio come quello che cerca di fare Paolo, anzi riesce a fare Paolo Nencini nel suo libro, ovvero di come le sostanze stupefacenti abbiano in qualche modo percorso la cultura umana, e se vogliamo andare indietro ancor prima che di cultura si potesse realmente parlare, credo che sia importante, perché non ghettizza questa discussione all'interno di un problema farmacologico. Paolo Nencini peraltro è farmacologo, per cui apre un discorso rispetto all'uso di sostanze stupefacenti legali e illegali nella vita delle persone, e nel come queste persone, anche usando queste sostanze, producono, vivono la loro vita, producono le proprie opere e si approcciano al mondo. Io mi fermo qui perché sto già esondando e lascio la parola a Francesca. Buonasera. Sì, buonasera a tutte e a tutti, grazie per essere qui. Noi ringraziamo la Società della Ragione per aver organizzato questa presentazione del libro Storia culturale degli stupefacenti del professor Paolo Nencini. E io in questa presentazione parto proprio dall'affermazione che ha fatto Leonardo poc'anzi, perché, come diceva Leonardo, il libro è pubblicato da Futura EDS, che è la casa Futura Editrice, scusate, che è la casa che è la casa editrice della CGIL. E Leo diceva un tema un po' tipico per un sindacato. Quindi io inizio questa conversazione ringraziando ovviamente Denisa Amerini e Paolo Nencini per essere qui. La inizio proprio con Denise, come diceva Leonardo, responsabile dipendenze per la CGIL nazionale, chiedendo a lei i motivi per cui la CGIL appunto ha fatto questa scelta, ha scelto di pubblicare questo libro, e come si inserisce nell'attività, perché in realtà è presente, no? Nell'attività di un sindacato generale come la CGIL, il tema del consumo delle sostanze stupefacenti. Grazie Francesca. Beh, io dico, parto con un'affermazione. Era il 1995, se non sbaglio la data, quando al congresso nazionale della CGIL fu invitato ad intervenire il professor Giancarlo Arnao, che è stato uno dei massimi studiosi del tema delle sostanze, e anche da un punto di vista, diciamo così, delle politiche con cui si affronta il tema dell'uso e del consumo delle sostanze stupefacenti. E già in quell'occasione la CGIL si prese posizione apertamente per la legalizzazione della cannabis.
prese posizione in questo senso non per, come dire, per un aspetto ideologico o chissà che cosa, ma partendo da un ragionamento assolutamente che dovrebbe essere ormai sotto patrimonio di tutti e un'evidenza per tutti, e cioè che le politiche del Novecento, basate sulla guerra alla droga, basate sul proibizionismo assoluto, di fatto come conseguenza hanno avuto la criminalizzazione delle persone che usano sostanze, che possono avere anche problemi legati all'uso di sostanze, ma che non sono sicuramente problemi di carattere, diciamo così, criminale. Non per niente ad oggi oltre il 30% delle persone recluse in carcere lo è per reati legati all'uso di sostanze, al consumo di sostanze e allo spaccio, anche al piccolo, soprattutto al piccolo spaccio di sostanze. E perché ha creato queste politiche di guerra, di repressione, e hanno creato, oltre alla criminalizzazione delle persone, hanno creato anche uno stigma importante rispetto alle persone che usano sostanze, indipendentemente da quale sia l'uso di sostanze che viene fatto, da quali siano le sostanze che vengono usate, perché insomma non tutte le sostanze sono uguali e l'essere diverse non dipende dall'essere legali o illegali. Pensiamo a quello che succede per esempio con l'alcol, ma anche tema molto presente in questi ultimi anni, al gioco d'azzardo, perché il gioco d'azzardo è legale e produce dipendenze importanti, produce danni importanti dal punto di vista economico e sociale sulle persone, sulle famiglie, sugli assetti, sulle relazioni sociali, insomma, ecco. Quindi per la CGIL è tema assolutamente importante e oserei dire centrale, perché un'organizzazione sindacale generale ovviamente guarda ai diritti delle persone, ai diritti individuali e collettivi, guarda a come le persone si muovono e stanno nella società, come stanno nei luoghi di lavoro, perché poi insomma questo approccio nei confronti delle sostanze e dell'uso delle sostanze ha avuto delle ricadute importanti anche per quanto riguarda i diritti e le tutele delle persone che fanno uso di sostanze nei luoghi di lavoro. Dico questo perché sia chiaro, è assolutamente imprescindibile garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e non si può pensare che soprattutto per certe prestazioni le persone possano lavorare in condizioni tali da non garantire la sicurezza per sé e per gli altri, ma questo è altro dal discriminare le persone che fanno uso di sostanze. Penso, mi piace citare una cosa, un fatto che non è recente, ma che secondo me anche questo è paradigmatico in questo senso. Qualche anno fa sono morti dei giovani vigili del fuoco nello spegnimento di un incendio in Piemonte. Ecco, questi giovani vigili del fuoco sono stati classificati, descritti come eroi, morti nell'adempimento di un loro dovere per salvare delle persone, per salvare vite, fino a quando non si è scoperto che avevano tracce, e dico tracce, uno di marijuana e uno di cocaina nel sangue. A quel punto sono diventati, nella descrizione della stampa, nella descrizione comune, angeli caduti nel fango, e questa è stata la definizione più carina, più, diciamo così, senza tener conto che quelle persone potevano aver assunto quelle sostanze molti giorni prima, quelle sostanze potevano non aver avuto nessun effetto
come dire, sul loro benessere, sul loro stato psicofisico nel momento in cui erano a lavorare, ma questo ce la dice lunga di come ancora oggi siano considerate le sostanze e le persone che ne fanno uso. Per questo abbiamo scelto di pubblicare il libro di Paolo Nencini, perché è un libro a mio parere importantissimo in questo senso, perché ci restituisce una visione delle sostanze e dell'uso che se ne fa, partendo proprio dal punto di vista dei consumatori. Lui parte dal punto di vista dei consumatori legati al mondo della cultura, al mondo della scrittura, della letteratura, ma comunque consumatori, il punto di vista che è sempre e comunque mancato nell'approccio che noi abbiamo nei confronti delle sostanze. Zimberg, ormai alla fine degli anni 70, ha pubblicato il suo testo Drug, Set e Setting, dove ha dimostrato che l'effetto delle sostanze non dipende solo dalla sostanza in sé, ma da come si usano, dal contesto in cui vengono usate, dallo stato psicofisico della persona e dalle motivazioni della persona che in quel momento ne fa uso. Ecco, io penso che il libro di Paolo sia importantissimo da questo punto di vista, perché appunto, tenendo conto delle evidenze scientifiche che si sono accumulate in questi anni, ci restituisce una visione che, utilizzando la letteratura, ci parla proprio di come l'uso delle sostanze, il consumo di sostanze, faccia parte da sempre della storia dell'uomo, sia legato anche ad aspetti assolutamente, come dire, a momenti culturali, e non sia, come si usa oggi voler far passare, una sottocultura, ma faccia parte proprio del comportamento umano in fondo. Se non lo guardiamo con pregiudizi, anche consumare caffè fa parte di questo, anche consumare alcol fa parte di questo, fare l'aperitivo il sabato sera con gli amici è un rito sociale, come è un rito sociale un certo consumo di sostanze che è legato appunto non a un uso problematico, ad un abuso, e forse se si affrontasse in questa maniera davvero anche il tema delle sostanze, si riuscirebbe davvero a raggiungere quell'obiettivo che tutti ci poniamo, di un uso non problematico, di un uso che non interferisce pesantemente nella vita delle persone, come invece ad oggi è. Non so se sono stata chiara del perché alla CGIL interessa questa cosa, perché ci parla di come affrontiamo i temi importanti della società, i diritti individuali e collettivi, e promuoviamo anche politiche che guardano alla salute delle persone, intesa proprio come benessere psicofisico delle persone, e come quello che una persona fa nella sua vita privata non possa assolutamente essere assunto a metro di giudizio morale della persona stessa. Grazie Denise. Io col professore inizierei proprio da quelli che sono i tratti peculiari di questo libro, a cui accennava anche Denise, e cioè essenzialmente l'aver scelto di assumere il punto di vista di chi consuma sostanze stupefacenti per uso non terapeutico, e non solo di chi consuma, ma di aver anche indagato le reazioni delle società, che variano anche nei luoghi a seconda del contesto geografico, a seconda del tempo, del periodo. E l'altro tratto ovviamente molto peculiare, caratteristico di questo libro, è dato dalla scelta di farlo proprio attraverso la letteratura. Per cui il libro ripercorre appunto, recupera, come diceva Denise, una soggettività, un punto di vista soggettivo che è assolutamente perduto rispetto alla narrazione ordinaria che ruota attorno all'utilizzo delle sostanze stupefacenti, e lo fa attraverso delle opere letterarie, in particolar modo del 1800 e del 1900, questo è il periodo storico indagato. Quindi inizierei questo dialogo chiedendo a lei le ragioni di queste scelte fondamentali.
Ma la ragione del periodo preso in esame è che con l'inizio dell'Ottocento tutto cambia. Quindi quello che erano usi locali, sporadici, di materiali grezzi, tenendo da parte i prodotti della fermentazione alcolica, quelli sì conosciuti da molto più tempo, e con l'Ottocento tutto cambia. Tutto cambia perché arriva prima la chimica analitica che isola i cosiddetti alcaloidi, cioè i principi attivi. Quindi l'oppio rende la morfina, poi più tardi le foglie di coca renderanno la cocaina, e quindi si hanno prodotti puri. E l'invenzione poi dell'ago cannulato permette la somministrazione diretta nell'organismo della sostanza, quindi gli effetti si moltiplicano e si ampliano. Con la seconda metà dell'Ottocento comincia la chimica sintetica, la seconda rivoluzione industriale, con una moltiplicazione di prodotti di sintesi, prima di semisintesi, l'eroina, e poi farmaci del tutto nuovi, mai conosciuti sulla faccia della terra. Immaginate il Veronal, da cui parte tutta la serie dei barbiturici e così via. Quindi con l'Ottocento comincia tutta un'altra storia, che è la storia in cui noi viviamo. Quindi quello che io mi sono chiesto è come l'impatto di questo nuovo scenario sia stato colto dalla, e abbia creato lo spirito del tempo, abbia modellato lo spirito del tempo, il modo di reagire a questa cosa. Per fare questo lavoro ho seguito una stagiazione che è quella di un politologo americano che si chiama Nathan Nadelman, che ha individuato una serie di passaggi. In una prima fase c'è la scoperta e la curiosità. Immaginate l'arrivo dell'hashish in Francia, con la scoperta con l'occupazione dell'Egitto da parte di Napoleone, arriva l'hashish, è una scoperta, è una curiosità che interessa. E a questa prima fase ne segue una seconda in cui una serie di attori sociali, medici, scienziati, figure morali, religiose, eccetera, eccetera, cominciano a gettare allarme su questo consumo. In una terza fase si catalizza queste riserve e generano un'opinione pubblica che riesce a impattare sulla politica degli stati, cosa non, tenete presente, non veramente scontata, perché gli interessi economici legati al commercio delle sostanze stupefacenti erano enormi. Vedete la storia dell'oppio, ma anche dell'industria tedesca, la grande industria, l'industria chimica tedesca è all'avanguardia nella produzione degli alcaloidi, quindi della cocaina, della morfina, dell'eroina, eccetera. E questa situazione crea l'innesco di un movimento politico internazionale, dove ovviamente ci sono anche le componenti geopolitiche, perché certamente nella prima riunione internazionale per il controllo dell'oppio poi e della coca,
gli Stati Uniti avevano grossi interessi nello scalzare, diciamo, grandi imperi coloniali francese e inglese, però diciamo c'era anche l'azione di quelle che lo stesso Nadelman chiama gli impresari morali, c'era una forte spinta morale ad agire in questo senso. Quindi nasce un sistema di controllo internazionale a cui poi si adeguano le nazioni con legislazioni nazionali. A queste quattro fasi ne segue un'altra che è quella della, diciamo, che non è di stato stazionario, perché poi è quello di cui si parla adesso, negli ultimi 30-40 anni il sistema è certamente entrato in crisi. Io però mi fermo ai prodromi di questa, diciamo, di questa reazione, quindi soprattutto con la letteratura americana della Beat Generation e della afroamericana. Quindi ho posto a verifica questa ipotesi andando a studiare, diciamo, essenzialmente prima di tutto i romanzi, seguendo l'indicazione, un pensiero di un filosofo tedesco che è morto da poco, anche se vecchissimo, che era Hans Magnus Enzensberger, e che diceva che la letteratura restituisce umanità alla storia, perché parla degli individui, una storia che altrimenti sarebbe come un quadro di De Chirico con i manichini al posto degli esseri umani. E quindi poi ho spiluzzicato, ovviamente un altro studioso avrebbe trovato tutt'altra letteratura, insomma, però voglio dire, c'è tutta una esemplificazione di queste cose che conferma, credo, l'ipotesi, il modello di Nadelman. Quindi questo è il lavoro essenziale, essenzialmente il lavoro che ho fatto, e che mi porta a concludere che in realtà dalla seconda metà dell'Ottocento in poi questo processo ha trovato un forte sostegno nell'opinione pubblica. Le controculture sono qualcosa che poi attengono essenzialmente il dopo Seconda Guerra Mondiale. A questo bisogna sottrarre gli allucinogeni, che hanno una storia a parte, perché lì la curiosità per gli allucinogeni è molto più tarda, è la fine dell'Ottocento, diciamo i primissimi anni del Novecento, quando gli etnologi di campo riportano il mescal, riportano i funghetti, eccetera. Ecco, quindi questo, diciamo, il quadro. Grazie. Ho trovato molto interessante, insomma, proprio del libro, il fatto che attraverso la letteratura ci dica molto proprio della società, sostanzialmente, quasi una storia sociale, no? Ripercorre una storia sociale. E con alcune peculiarità mi soffermo su una che vorrei un po' approfondire con lei. Mi ha colpito come nella storia, appunto, il giudizio, lo stigma di cui si parlava prima, che colpisce chi fa uso di sostanze stupefacenti, spesso e volentieri si sia innestato su altri pregiudizi già presenti nella società,
Faccio riferimento in particolare alla parte in cui tratta il tema della morfinomania di genere, no? Per cui nell'Ottocento i pregiudizi sulle donne hanno fatto sì che anche nella letteratura, no, si sviluppasse questo ricorso frequente a figure di protagoniste femminili che facevano uso di sostanza, spesso cadendo nella dipendenza, proprio basandosi su pregiudizi per cui le donne hanno una loro naturale debolezza, sono più predisposte in qualche modo, più inclini alla menzogna, al sotterfugio e quindi naturalmente più portarti appunto a fare un uso di sostanze stupefacenti. Ma allo stesso modo, anche in periodi leggermente successivi, c'è stata un'associazione anche fra omosessualità e tossicodipendenza, in particolar modo per l'uso della cocaina, e ancora fra la cittadinanza migrante e l'uso di sostanze stupefacenti. In tutti questi casi diciamo che questa sommatoria di pregiudizi aveva avuto due effetti, nel senso che da un lato appunto aumentava lo stigma verso chi faceva uso di sostanze stupefacenti, proprio perché si sommavano, e dall'altro specularmente la lotta, il contrasto per il nascere di questa forte opinione pubblica contro l'utilizzo di sostanze, il contrasto all'uso delle sostanze era in qualche modo favoriva il contrasto anche dei cambiamenti sociali che questi soggetti comunque cercavano di portare avanti, per cui specularmente il fatto che il pregiudizio diceva le donne sono più inclini, consumano più stupefacenti, rafforzava il discorso di chi contrastava le lotte per l'acquisizione dei diritti politici per le donne, perché proprio questo fatto dimostrava che tutto sommato non erano idonee, no, ad assumere una responsabilità pubblica. E lo stesso per il tema dei migranti, sempre di grande attualità, entrambi devo dire, anche in quel caso l'associazione fra migranti come coloro che portano le sostanze, ne fanno utilizzo, diffondono questo male nella società, rovinando in qualche modo la società tradizionale, serviva anche a ostacolare o comunque a nascondere, a spostare l'attenzione da dei cambiamenti, rivendicazioni sociali che le condizioni di lavoro e di vita di queste persone in realtà richiedevano, insomma. Per cui c'è questa alleanza di pregiudizi, la definisco così, mi piacerebbe approfondire con lei questo aspetto. Senz'altro, questo è uno degli aspetti più interessanti della questione. E, cioè, il pregiudizio, cioè il dato che molti danno per scontato anche nella letteratura contemporanea, che la donna fosse più esposta al morfinismo, in realtà non è acclarato. Primo, perché non c'erano sistemi di rilevazione statistica epidemiologica così, diciamo, efficienti da permetterci realmente di sapere come stavano le cose. Certamente la facilità prescrittiva della morfina faceva sì che, in assenza di farmaci, ne so, come l'aspirina, gli antinfiammatori, gli analgesici che arriveranno dopo, c'era un uso molto lasso della morfina. Cioè, capitava che una ragazza al menarca, i dolori del menarca venissero trattati con la morfina, e capitava che queste ragazze poi sviluppavano una dipendenza che se la portavano avanti per tutta la vita, diciamo. E gli storici, particolarmente la Acker americana, presenta queste storie individuali. Però sui grandi numeri apparentemente sono sempre gli uomini che avevano, diciamo, che facevano ricorso al medico perché avevano il problema della dipendenza da morfina. E come succede oggi, poi, insomma, perché sarebbe una cosa molto, molto strana da un punto di vista epidemiologico, perché nell'Ottocento, contrariamente a quello che succede oggi, ci doveva essere una prevalenza di dipendenza nella donna, mentre invece oggi sappiamo che
da moltissimi anni, insomma da quando ci sono statistiche affidabili, è sempre, sono sempre il genere maschile più esposto a questa cosa. Quindi è chiaro che c'era un forte pregiudizio nei confronti della donna. La donna vive chiusa in casa, con i sotterfugi, si nasconde e fa cose. Quindi c'è tutta una letteratura di questo genere che era strumentale poi per limitare, diciamo, l'ingresso della donna nella società. Dice, se non è in grado di gestire il suo uso di sostanze psicotrope, figurate un po' se può gestire la cosa pubblica e quindi nemmeno votare. Insomma, c'erano queste cose. Naturalmente c'era diciamo una letteratura che sfuggiva a questa, perché curiosamente in America, dove forse davvero il fenomeno era reale, però c'era chi scriveva, proprio scrive romanzi al contrario, e quindi dove è l'uomo che diventa morfinomane e porta alla rovina la famiglia. E quindi c'è un personaggio importante del femminismo americano, che era Jeannette Merck, che scrive un romanzo dove appunto lei lascia la sua, diciamo, le sue ambizioni di carriera intelligentissima per aiutare prima il fidanzato, che poi sposa, malgrado lei sappia che lui è un morfinomane, per aiutarlo, e poi alla fine vissero felici e contenti. E quindi dove la donna appunto è l'elemento forte della famiglia che salva il marito. Quindi c'era anche queste altre cose. Quello che dice della migrazione si riferisce soprattutto al problema cinese, cioè la forte immigrazione cinese negli Stati Uniti, che era una sorta di deportazione, insomma, veramente, perché erano schiavizzati, nel senso che dovevano pagare il biglietto dalla Cina all'America, e quindi diventavano proprio preda di chi pagava il biglietto e non si liberavano mai. E questi cinesi si portano dietro l'oppio. Si portano dietro l'oppio, quindi sono le fumerie d'oppio cinesi, e quindi lo stigma della razza cinese, cioè del cinese che è escluso, che serve solo per costruire le ferrovie, ma poi deve vivere per conto suo, chiuso, e diventa anche un pericolo per chi? Per le donne, perché poi le donne di buona famiglia potevano andare nelle fumerie e quindi contaminarsi, essere coinvolte, cose. Quindi c'è, diciamo, un intreccio poi di questi stigmi, che coinvolge molto meno l'Europa in realtà, perché per esempio a Londra c'erano le fumerie d'oppio e a metà dell'Ottocento giornalisti le visitano, c'è un collaboratore di Dickens che frequenta, e ci sono anche delle signore della Londra bene che le frequentano, si cinesizzano addirittura, ma la polizia non se ne interessa perché non ci sono grandi problemi. Sarà soltanto dopo la prima guerra mondiale, con la prima guerra mondiale, che cominciano a crearsi i problemi. Quindi c'è un romanzo molto interessante, si può trovare in rete, dell'autore il creatore del famoso personaggio Fu Manchu, che era il cattivone per eccellenza cinese, no? Quindi c'era questa serie, lui scrive questo, si chiamava Sax Romer, scrive questa storia complicatissima di traffico di oppio, di morfina, no? Al cui centro poi ci sono appunto i cinesi cattivi che fanno tutta questa pratica. E qui comincia la stigma però per la classe alto borghese.
perché sono il, diciamo, cittadino piccolo borghese o insomma proletario, non è coinvolto in tutto ciò, sono gli alto borghesi, per cui alla fine la donna che è più coinvolta in tutti questi traffici, che è una lady, insomma, un'aristocratica, finisce a fare la barista in una bettola fuori in periferia, quindi diciamo di nuovo lo stigma femminile assieme a quello razziale. Grazie. Denise, volevi aggiungere qualcosa su questo tema? Sì, volevo aggiungere un punto di vista che a mio parere, a maggior ragione come organizzazione sindacale, ci riguarda molto da vicino, ci interroga molto da vicino e ci dice appunto dell'importanza di libri come questi, che ci forniscono proprio un altro punto di vista, fuori dalle contrapposizioni ideologiche, no? Che ci vogliono proibizionisti se la si pensa in un modo, antiproibizionisti se la si pensa in un altro, senza entrare mai poi davvero nel merito delle questioni. Perché lo stigma e il pregiudizio di cui si è parlato fino adesso, soprattutto lo stigma, non riguarda solo e soltanto le persone che fanno uso di sostanze, ma ha riguardato e riguarda anche i servizi che si occupano delle persone che fanno uso di sostanze. Basti pensare, scusate se lo banalizzo, se lo in qualche modo, però mi viene da dirla così, alla collocazione che hanno i servizi pubblici per le dipendenze dentro il Servizio Sanitario Nazionale, a come ad oggi siano stati vittime di tagli forsennati, di riduzione di personale mai sostituito, di come le professionalità che operano in questi servizi siano sempre state più medicalizzate, mentre sono servizi che proprio per loro natura sono servizi multidisciplinari, che non si possono occupare solo e soltanto dell'aspetto medico, e invece professioni che non sono strettamente sanitarie ma che sono necessarie. Penso banalmente all'antropologo che studia le dinamiche della città, perché poi i consumi avvengono nei contesti sociali di quella città. Penso ai sociologi, penso a certe figure, sono invece state assolutamente espunte. Penso a come sempre più si sia parlato e si sia proceduto nel senso dell'accorpamento dei servizi per le dipendenze dentro la psichiatria, come se il problema dell'uso delle sostanze fosse un problema di carattere psichiatrico e non invece un tema che va affrontato con un punto di vista assolutamente diverso, appunto multidisciplinare, e non necessariamente solo medicalizzante e patologizzante. Penso a tutti i servizi anche, per esempio, del privato sociale che lavorano in rete con il servizio pubblico e che si occupano di importantissimi servizi, la riduzione del danno. La riduzione del danno è inserita nei livelli essenziali di assistenza dal 2017, eppure non è mai stata adeguatamente promossa, adeguatamente finanziata. E invece sono quei servizi importantissimi proprio in quest'ottica che stiamo condividendo adesso, perché il servizio che fa analisi delle sostanze non promuove l'uso delle sostanze, ma serve a dire alla persona che ha di fronte che cosa è quella sostanza che lui si trova fra le mani, quali sono i suoi effetti. E gli operatori ci dicono che spesso, quando la persona ha saputo esattamente di che cosa si tratta e magari ha scoperto che non è esattamente quello che andava cercando e che pensava di aver comprato, ha anche rinunciato ad usare quella sostanza. Pensiamo alle stanze per il consumo sicuro, che vengono banalizzate chiamandole stanze del buco. Ora, siccome le parole sono importanti, hanno un significato, se le chiamiamo stanze del buco ci rimandano subito un aspetto, un'immagine, è quella di luoghi
fatiscenti, brutti, sporchi e cattivi, dove le persone vanno soltanto per potersi bucare appunto in tranquillità. Quelli che parlano di stanze del buco, fra l'altro, sono quelli che gridano al degrado, perché le persone vanno magari a usare le sostanze nei giardini pubblici con un grave problema per il decoro delle nostre città. Senza pensare invece che le stanze per il consumo sicuro possono essere e dovrebbero essere degli importantissimi presidi di salute pubblica, oltre che individuale, dove le persone che non sono in quel momento in grado di affrancarsi dall'utilizzo delle sostanze possono essere sostenute, possono essere aiutate, possono essere agganciate e, laddove lo vogliano, essere anche indirizzate ai servizi. Dove per esempio si evita la propagazione di malattie che si trasmettono per lo scambio di siringhe, dove si previene, mettono anche in atto politiche, come dire, di decoro vere, perché le persone non sono costrette a rintanarsi nel parco pubblico da qualche parte a scambiarsi le siringhe per usare le sostanze. Questo vuol dire promuoverne l'uso? No, vuol dire avere una visione, come dire, coerente di quello che succede e sapere che ci sono situazioni in cui l'intervento che si può fare è più di prevenzione, di aggancio, e che ci sono situazioni delle persone in cui non sono in grado in quel momento da uscire da un uso problematico delle sostanze, ma che possono essere comunque sostenute, agganciate e possono essere prevenuti in qualche modo rischi maggiori. Ecco, quindi avere una visione che esca fuori dalle sterili contrapposizioni appunto fra chi dice ma se tu vuoi le stanze del buco sei perché la gente, le persone usino le droghe come se fossero caramelle, o vuol dire appunto avere una visione seria, coerente sul consumo delle sostanze e forse riuscire a mettere in campo anche politiche sociali, sanitarie, politiche pubbliche che rispondano davvero alle esigenze che l'uso delle sostanze ci pone di fronte, che ripeto non è sempre e soltanto problematico, può essere anche un uso controllato, ma se non agiamo in un certo senso è molto più probabile che l'uso da controllato poi diventi incontrollato e diventi problematico. Grazie. Il tema del passaggio, del cambio da un modello di studio anche dell'uso delle sostanze stupefacenti prettamente medico, neurobiologico, ad un modello cognitivo, così definito nel libro, appunto è affrontato nel libro. E quindi chiederei anche a lei di parlarci, di spiegarci quale opportunità offre questo cambio di modello nell'approccio all'uso delle sostanze stupefacenti. Beh, dunque, io il libro, diciamo, analizza quello che è successo e quindi la validità di quel modello di stadiazione. E si ferma a quando è partita un'altra storia. La storia è partita nel momento in cui ci si è accorti che l'obiettivo per cui era stato costruito il sistema di controllo internazionale e poi nazionale della filiera degli stupefacenti, di una serie di sostanze, giustamente è stato detto che diciamo farmacologicamente, tossicologicamente diciamo incongrua, perché ci sono cose che stanno assieme che non debbono stare insieme. Ci sono capitate per motivi certamente farmacotossicologici, ma anche per motivi strettamente diciamo politici, mi riferisco alla cannabis e agli allucinogeni. E cioè, quando ci si è accorti che in realtà l'obiettivo di eradicare il consumo di sostanze è fallito.
fallito perché si è partiti con poche, diciamo veramente poche sostanze, e adesso è un librone grande così, l'elenco delle sostanze. E perché, diciamo, il consumo soprattutto di alcune sostanze, insomma la cannabis prima di tutto, è diventato così diffuso da essere praticamente normalizzato. Diciamo, è entrato a far parte della cultura, soprattutto giovanile, e non solo giovanile. E quindi ci si trova a dover fare i conti con questo oggettivo fallimento, a cui naturalmente si risponde con una, diciamo, con un'inerzia di tipo burocratico, continuare a controllare, continuare a, però anche con interventi che sono stati definiti di metamorfosi della proibizione. E quindi comincio a disinteressarmi del consumatore, metto delle soglie per cui dice se ti prendo con meno di tot tu, diciamo, sei semplicemente un consumatore e non entri nel circuito penale e così via. Quindi diciamo comincio a chiudere un occhio anche con l'introduzione di legislazioni. Ci sono diversi stati sia negli Stati Uniti che che fuori dagli Stati Uniti, gli stati sovrani, che hanno introdotto per la cannabis una serie di accorgimenti per sottrarre il consumo alla proibizione. In realtà il discorso si va sempre più complicando e cominciano a formarsi un nuovo percorso che potremmo definirlo sul calco di quello descritto da Nadelman, ma tutto da svolgere. Per cui a questa situazione che ci mantiene sempre nel paradigma della salute, certo è venuto meno il paradigma della pena, che viene limitato al grande traffico, allo spaccio, il grosso spaccio, eccetera, e si è entrato nel paradigma della salute, per cui la riduzione del danno è nella paradigma della salute. E quello che, quelli che sono un passo più avanti lo definiscono la metamorfosi della proibizione, perché poi dopo c'è sempre il poliziotto che ti viene a chiedere che c'è in tasca, e quindi gli devi far vedere la bustina, insomma, c'è un certo controllo. E quindi si comincia, sono tutta una serie di studiosi, certo non di formazione, biomedica in genere, che sono rigorosamente legati al concetto della dipendenza come brain disease, come malattia neurologica, malattia del cervello, perché l'uso di certe sostanze prolungato provoca delle modificazioni dei circuiti cerebrali tali da avere come conseguenza poi la dipendenza. E quindi questa la visione, il paradigma della salute poi incentrato largamente su questo, e invece c'è gente che comincia a parlare della, non più del paradigma della salute, ma del paradigma del diritto. Allora, l'uso delle sostanze è affar mio, è quello che deve, incoraggiato da parte della società, è l'uso responsabile. Ora questo, io leggo queste cose e ve le riporto come leggo, certo ancora una letteratura molto specialistica, e io non so
quanto sia praticabile poi un percorso che di questo genere. Vi sono degli elementi che mi fanno pensare che sia possibile. Gli studi di Franca Beccaria sul consumo di alcolici in Italia ci dimostra, contrariamente a quello che pensano gli immunologi che scrivono di alcolismo su un famoso quotidiano, che ci sia un uso sempre più responsabile dell'alcol, e non soltanto perché 50 anni fa il consumo di alcol pro capite in Italia era di 20 litri pro capite all'anno e adesso è di 7 litri, che vorrà dire qualcosa. Cioè, la gente beve molto di meno, beve di meno in maniera più selettiva, guardando più alla qualità, e quindi è un uso responsabile e controllato. Studi sociologici in Inghilterra, in certi contesti come l'università, dimostrano che c'è una progressiva riduzione del consumo di sostanze legate poi, in una parola, domattina mi devo alzare, devo studiare, devo andare a seguire i corsi, devo fare ricerca e non posso stare rimbambito. E quindi c'è, diciamo, elementi che fanno pensare che ci sia, diciamo, una tendenza di molta gente verso l'uso controllato e quindi l'autoresponsabilità. Cosa c'è contro? Il fatto che abbiamo una forte spinta dal fatto che le droghe, gli stupefacenti, l'alcol sono merci che qualcuno ti vende e che fa di tutto per vendertelo. Il grande problema della nuova legislazione sulla cannabis è che lo zampino ce l'hanno messo dentro le grandi multinazionali del tabacco. Quindi qual è il discorso? Io rimando a una trattazione sistematica di questo, a un libro bellissimo di alcuni anni fa, di 3-4 anni fa, di uno storico americano, David Courtwright, che parla di limbic capitalism, cioè un capitalismo che ha come obiettivo l'incoraggiamento del consumo eccessivo e dello sviluppo della dipendenza, perché un soggetto dipendente è uno che ti compra sempre cose, che non è soltanto la droga, come diceva Denise molto bene, eppure la slot machine, eppure il computer, la rete, insomma, tutte queste cose qui. Quindi, diciamo, è partito un discorso completamente diverso, che vedremo come andrà a finire nei prossimi anni. Certamente il paradigma deve essere cambiato. Tutto quello che sta scritto in questo libro riguarda è storia passata. E quindi è molto preoccupante che però vi sia sul piano politico gente che rimane così proprio radicata, come o appiccicata come le patelle sullo scoglio, a un modello che non può più funzionare, perché quando c'hai 90 milioni di europei che hanno nella loro vita hanno consumato almeno una volta la cannabis, non è che puoi stare a parlare di proibizionismo. Insomma, i primi a capirlo sono stati poi chi deve gestire queste situazioni sul piano appunto legale. Infatti la scusami Francesca, aggiungere una cosa, perché mi convince molto questo discorso, soprattutto dell'aggressività del capitalismo, dei mercati che devono fare i propri interessi e i propri guadagni. Però io penso una cosa, soprattutto per quanto riguarda la cannabis, come tu giustamente dicevi Paolo, moltissime persone, moltissimi ragazzi hanno fatto e fanno esperienza di uso di cannabis che, nonostante quello che ci raccontano, non necessariamente
è la porta d'ingresso per l'uso e il consumo di altre sostanze. Allora, racconto un aneddoto. Anni fa conversavo con uno che era veramente uno dei maggiori neuroscienziati nel campo delle dipendenze mondiali proprio. E allora mi raccontava un po' la sua storia di canadese che parte dalle plaghe ghiacciate del Canada e va all'università in California. E dice, il primo anno è stato l'anno del surf e delle droghe, poi mi sono messo a studiare. Infatti, questo volevo solo dire, anche qui perdonatemi la banalità, che se noi continuiamo a raccontare ai nostri ragazzi, parlo dei nostri perché ho una certa età, che una narrazione, quella veramente tossica, rispetto all'uso della cannabis, per esempio, l'effetto che rischiamo di ottenere è esattamente il contrario. Ce l'ha mostrato la politica reaganiana, il Just Say No di Nancy Reagan. Non puoi soltanto dire no e proibire. Non puoi dire che le sostanze sono tutte uguali, perché non è così. I ragazzi lo sanno, chi fa uso di sostanze lo sa. E quindi noi dobbiamo avere davvero uno sguardo che sia oggettivo e che sia scevro da pregiudizi, da moralismi e da ideologie, se vogliamo affrontare in maniera seria il tema dentro la società. Grazie. Solo un'ultimissima cosa, poi apriamo, sì, perché ci sono apriamo poi al pubblico. A me, soltanto per dire che mi ha molto interessato, anche affascinato, le riflessioni che lei fa nel libro sul rapporto fra capitalismo e uso di sostanze. Perché prima all'inizio citava il fatto appunto che nel libro ripercorre anche gli autori della Beat Generation, e anche lì fa tutta una riflessione su come anche un utilizzo delle sostanze che è nato come controcultura, quindi in qualche modo come reazione ad una società, la società dei consumi, eccetera, alla fine comunque ne è stata condizionata ed è finito per c'è una sorta di processo di omologazione per cui si diffonde un utilizzo abbastanza diffuso e in parte questo capita anche per il consumo di allucinogeni, anche se non totalmente. Sono riflessioni molto, molto interessanti, no? Su questa sorta di cannibalismo del capitalismo e su come appunto l'uso delle sostanze, come diceva prima, è assolutamente funzionale in realtà, non è ostacolato ma è assolutamente funzionale, per cui ricollegandolo al discorso della guerra alla droga, del fallimento insomma che è sotto gli occhi di tutti, che è ripercorso anche nel libro, cita Kofi Annan quando era segretario generale delle Nazioni Unite, no? Che fa questa affermazione per cui le droghe hanno distrutto molte persone, ma le politiche sulle droghe ne hanno distrutte molte di più. Allora è un azzardo dire, ma non credo, perché alla fine lo ritrovo nelle sue conclusioni, insomma, che più che una strategia della repressione può essere più utile in realtà provare ad affermare anche un modello culturale e sociale diverso, potrebbe essere più utile per uscire da usi, da abusi più che da usi, perché c'è differenza chiaramente rispetto all'uso delle sostanze stupefacenti. Posso che concordare, ovviamente, insomma. E d'altra parte, diciamo, c'è anche, vedo nei percorsi di riabilitativi, insomma, di rimodellamento comportamentale, diciamo, l'obiettivo di superare quello che è diciamo una delle caratteristiche del comportamento d'abuso, e cioè la svalutazione delle gratificazioni ritardate, cioè scegliere sempre
la gratificazione immediata, che è quella appunto di assumere la sostanza, e quindi uno dei modi per recuperare i soggetti ad una vita, diciamo, più controllata nelle loro manifestazioni, nei loro comportamenti, è proprio in una rivalutazione di quelle gratificazioni che richiedono più tempo, cioè che tu hai non con il piacere sensoriale della botta che ti dà una sniffata o quella cosa, ma nelle cose che tu fai, cioè quindi una parcellizzazione del piacere che ti giri indietro, ho detto ho fatto queste cose e questo, ma adesso posso dire di aver fatto qualche cosa che mi dà piacere. Ecco, quindi diciamo è un uscire dalla logica dell'immediato per dare una maggiore prospettiva, diciamo, esistenziale proprio al soggetto. Cioè ci sono cose, gratificazioni che richiedono così di essere guadagnate sul tempo. Grazie, io aprirei al dibattito se ci sono domande o osservazioni, se qualcuno vuole intervenire. Buongiorno, buonasera. È molto interessante questa cosa dello sguardo sulle sostanze attraverso la letteratura. Se diciamo c'è la storia, no? La storia che racconto è finita, no? È una storia, diciamo, del passato, l'oggi è già diverso. Probabilmente, diciamo, per raccontare la cosa che mi veniva in mente è che per raccontare la storia attuale, probabilmente oggi non solo, non dico non più i libri, ma non solo i libri, cioè alcune delle cose che più mi hanno colpito sulla questione droghe, sostanze in generale, per esempio oggi sono nelle serie, le serie TV, cioè alcune incentrate sul fenomeno della droga e proprio su quel rapporto perverso, no, tra diciamo sì, tra capitalismo, tra diciamo, e per esempio il fenomeno dell'ossicodone, no, negli stati bianchi proletà, no, dell'epidemia di ossicodone negli Stati Uniti, nel West Virginia, insomma tra i minatori, dove sostanzialmente questa derivato sempre della morfina, se ho capito, sintetico, se ho capito bene, venduto come, diciamo, la panacea di tutti i mali tendenzialmente legati al lavoro faticosissimo di questo proletariato bianco, ma sempre più in crisi che appunto vengono sottoposti alla cura di qualunque problema, anche diciamo di problemi cronici, no, che derivati dal lavoro, e nel giro di qualche anno si scopre che questa droga, questa sostanza, questa farmaco, poi in America hanno drugs, che va bene per tutto, semplifica, ma porterà a abuso, passaggio poi, diciamo, nel momento in cui non si riesce più a procurarsi l'ossicodone, all'eroina per far fronte alle crisi di astinenza che poi arrivano e come dire, dosaggi sempre crescenti e poi anche appunto a morti, a un'epidemia, diciamo, epidemie e morti in tutti gli strati di queste società. E al tempo stesso invece, questo diciamo è, no,
la moderna eroina, la moderna eroina. Al tempo stesso invece vediamo sempre nelle serie un diffondersi, no? Per lo stesso fenomeno, cioè, fenomeno di cui parlavi prima, no? Che parlava prima, no? Della consapevolezza, no? Dice mi sballo ma meno perché poi il giorno dopo devo studiare. Abbiamo però, vediamo, no? E probabilmente è una rappresentazione di un fenomeno reale, il diffondersi invece di droghe prestazionali, no? Cioè proprio gli studenti che per superare gli esami di midterm, gli esami di fine corso, si fanno di pastiglie, no? Che avevano altre funzioni mediche, no? Ma per arrivare vivi, svegli, avendo studiato 20-22 ore al giorno, alla fine della sessione degli esami. E quindi c'è. Ci sono altre sostanze, altri problemi, e anche quelli ovviamente, diciamo, se forse c'è più consapevolezza rispetto allo sballo, invece rispetto, come dire, sono altre sostanze che essendo potenziando, no, le capacità di resistenza, di resistenza direi, di svegliezza, no, però hanno pongono dei problemi altrettanto gravi. Lei ha posto due problemi interessantissimi. Veramente, allora, in breve, ossicodone. Negli Stati Uniti è in atto una epidemia di overdose, che gliela faccio breve, che in realtà è cominciata alla fine degli anni 70 e procede aumentando del 9% ogni anno. E quindi le previsioni che erano state fatte in uno studio pubblicato da Science nel 2016 per il 2020-21 addirittura erano in difetto. Quindi la curva è ancora in una fase esponenziale, ma non riguarda solo l'ossicodone, ma è cominciata con la metanfetamina, ossicodone, eroina di nuovo, fentanyl. Allora, la storia dell'ossicodone, su cui si è incentrata molto l'attenzione, per cui si è detto le overdose sono da ossicodone, lì c'è la responsabilità immediata della politica, dell'amministrazione Reagan. Negli anni 70, fine anni 60, primi anni 70, finalmente, diciamo, il sistema di controllo federale era riuscito a mettere dei vincoli molto stretti agli stati per la prescrizione degli oppiacei. E questo era stato digerito malissimo dagli ordini professionali dei medici, dei farmacisti e dagli stati, perché storia vecchia negli Stati Uniti era andare ad interferire con l'autonomia degli stati. Arriva Reagan che dice che l'FDA era un problema perché impediva una rapida approvazione dei farmaci e quindi poi tanta gente moriva perché non poteva essere curata, perché c'erano i farmaci che non erano costi. Era semplicemente qualcosa funzionale all'approccio iperliberista, neoliberista dell'economia. Cosa. Quindi la conseguenza di questo è stato lo smantellamento di quella legislazione così, di controllo sulla cosa. E quindi l'ossicodone entrava nelle case e quindi poi dopo i ragazzini in casa andavano a provare l'ossicodone, che è molto più potente della morfina. Quindi veniva considerato quasi un farmaco da banco, e invece qualcosa di molto. Ma alla base di tutto questo, lei ha detto bene,
il proletariato bianco, eccetera, eccetera, è legato alla cosiddetta Rust Belt, cioè la grande crisi economica americana legata dell'industria, diciamo, manifatturiera, quella pesante soprattutto, legata alla delocalizzazione. Quindi c'è tutta un'area degli Stati Uniti in cui diciamo, il mercato del lavoro è stato massacrato assolutamente. E quindi queste overdose, queste morti da overdose, vengono definite morti della disperazione, assieme a un aumento diciamo dei suicidi di questa cosa. Quindi è una tragedia immane che ha profondissime radici economiche, diciamo, legate a questa cosa. E se ne vuole sapere di più, in maniera immediata, c'è un libro meraviglioso, anche se è veramente un pugno nello stomaco, di un americano che era una laurea in fisica, maghetto di Wall Street, che alla fine è andato nel burnout, non ce l'ha fatta più, e quindi si è infilato con la macchina fotografica nella fogna più fogna di New York, andando dietro questi gruppi di gente disperata che si scrive il numero di telefono sulla pancia, perché dice: almeno se muoio così chiamano qualcuno per cui non vado a finire nella fossa comune. E poi si è girata tutta questa diciamo Rust Belt. Un libro di testo e di fotografie che è terrificante, perché vedi proprio l'impatto dell'economia su questo comportamento, che diventa un comportamento di difesa, diciamo di ultima spiaggia, non so che fare, mi buco, dove l'unica salvezza per questa gente è data da McDonald's, perché gli fornisce i bagni e l'acqua calda, e dalle chiese, perché è il posto dove nessuno ti chiede chi sei, che cosa vuoi, che non ti fa scrivere niente. E quindi veramente una cosa assolutamente tragica. Poi l'altra cosa davvero interessante è la nuova frontiera dell'uso delle sostanze, e cioè tutti si incentrano sul concetto di piacere, invece si comincia a parlare in termini di uso strumentale. In una giornata lavorativa che è sempre più spezzettata, cioè una volta la giornata era divisa in tre parti: ti alzavi la mattina, ti prendevi il caffè per svegliarti, poi lavoravi, quindi la seconda parte, la terza parte cominciava per il mondo anglosassone con la birra, con l'aperitivo, perché cominciava il riposo, no? Quindi le sostanze marcavano questa cosa. Adesso è diventata molto più frammentata, quindi devo studiare, prendo i cognitive enhancers, quelli che aumentano, no, le capacità cognitive, poi invece mi devo rilassare, prendo o il bicchierino oppure prendo diciamo benzodiazepina. Quindi diciamo è qualche cosa che è strumentale alla situazione lavorativa esistenziale che ho, che non ha niente a che fare con la ricerca del piacere, del fare mi sballo, no, c'entra niente, fa parte della quotidianità proprio. Però le conseguenze tossicologiche poi sono evidenti, perché insomma non è che prendi acqua fresca, insomma, la benzodiazepina, poi la dipendenza ti viene, ecco, insomma. Ci sono altre domande? Domande o interventi? Può fare.
Pronto. No, volevo dire che oggi il quadro, tutto sommato drammatico, certamente quello che abbiamo appena sentito, e anche il quadro del piacere, del, cioè, è tutto distrutto. È distrutto adesso da questa generazione di che vede tutto come un non senso, no? Che quindi c'è una dimensione, una generazione che vede il non senso della propria esistenza, una generazione giovane che un tempo era quella che era la meglio gioventù, no? Anche oggi potrebbe essere la meglio gioventù, solo che è, come dire, a macchia di leopardo. Ci sono quelli un po' più geniali, un po' più famosi, un po' più fortunati, e ci sono gli altri ritirati, ma non perché sono ai margini, sono, come posso dire, sono fuori gioco, ma perché non trovano una dimensione che li spinge, una dimensione ideale, una dimensione altra. E allora mi chiedo quale sarà il futuro di questa situazione, visto che sono certa che le droghe non spariranno, perché nessuno ha interesse, neanche intenzione di farle sparire, perché fanno parte, come dire, non dico come l'aria, ma insomma, e poi la dipendenza è una dipendenza che fa parte dell'uomo, non è che non ci dice niente di nuovo essere dipendenti, dipende da che cosa e come, la quantità e così via, così via. Quindi il futuro io lo vedo con una specie di dipendenza appiattita, che ci rende un po' tutti uguali, ma uguali nel senso anche peggiore, no? Cioè che non ci fa realizzare individualmente. Insomma, io ho fatto 30 anni questo lavoro nei servizi delle tossicodipendenze, e oggi veramente vado via dicendo: ho imparato un sacco di cose dai consumatori che venivano da me, e adesso sento che se non ristrutturiamo una collettività, una società che riprende un po' vita, animo, no? Questi giovani si astengono, molti si astengono. E come fanno ad astenersi senza essere incazzati concretamente? Se la fumano, se la bevono, ecco, è un po' questo, è un quadro un po', come dire, uno sguardo un po' particolare, mi rendo conto. Però ecco, il mio ottimismo è che comunque noi abbiamo sempre, come posso dire, dobbiamo sempre dare un credito alle nuove generazioni, e questo credito lo dobbiamo dare perché li abbiamo cullati, vezzeggiati, ma in realtà non vorremmo che crescessero, no? Perché se crescono poi dopo ci mettono via. E non mi sembra che ci sia più questa cosa così evidente. Io spero di invecchiare vedendo una gioventù che si fa un po' più onore, diciamo, di essere la nuova generazione, no? E che quindi ci porti qualche cosa di nuovo. Certo che quello che vedo io, insomma, è un po' questo, un po' di ritiro, un po' di non voglia. E d'altra parte intorno non li disturba nessuno, non c'è, cioè, come dire, no? Non gli rimane che pigliarsi a botte. Certe volte uno si chiede: ma perché questi qua fanno a botte per niente, no? Fuori dalle scuole, e che devono fare? Cioè, a un certo punto non c'è una politica che ti spinga da qualche parte, un ideale. Sì, forse l'ambiente, ma l'ambiente non sono le persone, cioè è un'altra cosa, no?
Certo, ci riguarda tutti, ma non si vede concretamente. C'è più manco la legge a Ferrara, vogliamo dire. È evidente che c'è qualcosa che è di strano, no? Insomma, speriamo di riprendere il contatto tra noi, tra le persone. Tra le persone diverse, tra le persone di diverse età, perché altrimenti ognuno sta lì bello sazio anche a volte, no? Ma si sente così inutile che non. Va bene, basta, se no voglio dire che mi metto a piangere. Ma... Dottoressa, non dobbiamo dimenticarci che la droga in Italia, l'eroina l'ha portata alla nostra generazione. Lo so. Quindi. No, chiedo scusi, io intervengo solo per questo, l'ho sentito dire per la mia generazione, l'ho letto per la generazione prima, i giovani non si impegnano, eccetera. Sempre i giovani, cioè l'obiettivo è sempre i giovani, appunto, quelli che poi invece hanno la responsabilità di tutto quello che è successo, compresa la mia generazione, invece sembrano non essere parte del problema, quando forse invece sono il reale problema. Cioè noi abbiamo le istituzioni italiane sono gerontocrazia adesso, non voglio offendere qualcuno, ma se penso che io vengo, che ho 50, sono sulla soglia dei 50 anni, vengo considerato un giovane attivista. Perché sono drogato. Neanche più quello, peraltro, per cui neanche quella, quell'alibi. Io credo che invece anche questa gente, perché poi invece quando fanno cose invece sono i teppisti, quelli che imbrattano il palazzo del Senato, insomma io credo che su questo ci debba essere, poi ci sono dei problemi, ma c'erano appunto la generazione degli anni 70 non aveva i ragazzi che si rinchiudevano in casa, avevano i ragazzi che invece finivano nelle piazze a consumare in modo aperto eroina, e sappiamo quante vite ha rovinato quell'uso problematico, senza sapere cosa fosse, come del resto oggi si consumano cose in giro senza sapere effettivamente cosa si consuma. Ma pensavo anche questa questione delle bande, cioè io sono cresciuto, vengo da Bologna, sono arrivato a 12 anni a Ferrara, sono cresciuto in questa città e le bande vi assicuro che c'erano anche allora. Cioè, no, però il problema è che oggi si fa molto, cioè siccome c'è questa ricerca mediatica e politica di un nemico o di un avversario, di un qualcuno da mettere sul piedistallo, in questo caso per colpirlo, è molto facile ed è molto più amplificato appunto pensare che ci sono dei ragazzotti che evidentemente non hanno meglio da fare che stare davanti a McDonald's. Però vi invito, e questa è la nota di speranza, ad avere un po' più di fiducia nelle giovani generazioni. Io credo che bisognerebbe fare la tara di tutto quello che noi abbiamo passato e quindi diciamo dare più credito di quello che si può. Una cosa rispetto a quello che diceva Marco prima sull'uso prestazionale produttivista delle sostanze, non è solo, attenzione, non è solo lo studio, non è solo è molto spesso sfruttamento, nel senso io penso adesso c'è un bellissimo documentario sulla comunità Sikh nell'Agro Pontino, l'uso strumentale di metanfetamine e eroina comunque in quelle situazioni è indicativo di come il capitalismo colpisce, e è molto più facile che colpisca laddove non c'è una regolazione, per cui capitalismo colpisce in un mercato non regolato delle sostanze, perché
le narcomafie, diciamo, ne sfruttano la totale libertà, famoso liberalizzazione che è in atto, mentre intervenire con norme che regolano e che permettono facilitano l'autoregolazione e, come gli studi di Beccaria sull'alcol dimostrano, permettono alla società di costruire delle norme culturali che permettono di approcciare la sostanza in modo cosciente e consapevole, aiuta a limitarne i rischi, perché la giornata che una volta si scandiva con caffè e alcol, caffè e alcol, vabbè, non sono droghe, no, invece sono droghe, cioè va sotto, sono sostanze. Anche no, sono sostanze psicoattive che hanno degli effetti, infatti uno ne aveva un uso strumentale, tanto che io l'altro giorno, che era il giorno prima, avevo preso molti caffè, mi sono svegliato e non sono riuscito a cominciare la mia giornata prima di andare a prendere un altro caffè, classica crisi d'astinenza. No, io volevo solo aggiungere una riflessione, ma la metto qui come titolo perché ci vorrebbe una serata dedicata solo a questo, ma quello che voi avete detto sui giovani mi ha fatto venire in mente tutto quello che si è mosso in queste settimane e si sta muovendo rispetto al decreto rave, perché anche lì c'è una narrazione di un certo tipo, c'è la narrazione strumentale di comportamenti giovanili funzionali poi a parlare appunto dei comportamenti giovanili, dell'uso di sostanze in un certo modo, assolutamente sganciato dalla realtà e che invece ci interroga molto. Dico solo il titolo perché appunto il decreto rave meriterebbe un'iniziativa propria, però dietro ai rave, alle aggregazioni giovanili, c'è anche una richiesta, c'è anche una cultura che si manifesta, c'è anche un'esigenza di stare insieme fuori da certi schemi appunto di mercato, commerciali, che si manifestano e che forse dovremmo affrontare in maniera un pochino più meno ideologica e più, come dire, più coerente, più realistica, ecco. Io guardo Leonardo, credo che vero, il tempo dobbiamo chiudere, per cui io ringrazio Denisa Merini e Paolo Nencini e ringrazio chiaramente tutti voi per aver partecipato a questa presentazione. Buona serata.